Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati, bentornati, se è la prima volta, benvenuti nel canale di Milan Insight. Oggi siamo qui, ormai facciamo un video al giorno e sono molto contento di essere sempre presente per voi. Siamo qui per il pre-partita del derby Milan-Inter, ore 18:30. Che partita, signori, che partita. Prima di cominciare però ragazzi vi ricordo gentilmente di lasciare un like al video, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina, se no poi non vi arrivano le notifiche dei video nuovi. Veniteci a seguire su tutti i social e vi ricordo il sito internet www.acmilaninside.com. Allora signori, una partita dove è quasi superfluo sottolineare quanto sia importante per la storia del calcio italiano, non solo per le due squadre. È un derby che influenza le due tifoserie già da una settimana prima, probabilmente. In questo caso magari sono stati solo 3-4 giorni perché c'è stato il turno infrasettimanale, ma insomma credo che dal momento in cui sono stati redatti i calendari e si è visto che il derby era il 3 settembre, insomma c'era il pensiero, no? Come se fosse un primo spartiacque, diciamo, della stagione, un primo checkpoint, ecco, dove puoi fare, diciamo, l'analisi della primissima parte di stagione. Veniamo alle probabili formazioni. Milan con il solito 4-2-3-1, formazione abbastanza delineata, un solo vero grande dubbio che è il solito, ve lo anticipo. Comunque, Maignan, difesa a 4, Calabria, Kalulu, Tomori, Hernandez, mediana con Tonali e Bennacer, tre quarti da sinistra, Leao, De Ketelaere, e il ballottaggio a destra tra i soliti due, Messias e Saelemaekers. Se uno dei due dovesse fare la tripletta, ritiro tutto ciò che ho detto, lo dico. Lo dico, se uno dei due oggi dovesse fare una tripletta, ritiro tutto, potete essere titolari per tutto il resto della stagione. E davanti Oliveira, Bomber Vero, Giroud. Milan che recupera Origi, non recupera Rebic, Diaz dovrebbe partire in panchina. Così come tutti i nuovi acquisti, diciamo che fuori restano solo Florenzi, Ibra, Rebic e Krunic. Questi sono quelli, diciamo, fuori, indisponibili, per il resto tutti abili e arruolabili. L'Inter che si schiererà con il solito 3-5-2, Handanovic, Skriniar, De Vrij, e dovrebbe esserci Bastoni dietro. Linea 5 con Dumfries, Barella, Brozovic, Çalhanoğlu e ballottaggio Darmian, Di Marco a sinistra. Se poi dovesse vincere, diciamo, il ballottaggio qui Darmian, Di Marco potrebbe scalare dietro al posto di Bastoni, ma insomma ci sono, diciamo, due o tre nomi per due posti lì a sinistra. E in avanti l'altro ballottaggio è, diciamo, chi affiancherà Lautaro tra Dzeko e Correa. Arbitra il signor Chiffi, sul quale diciamo ci sarà l'attenzione chiaramente di tifosi, della classe arbitrale, ed è un arbitro che insomma a memoria un po' di polemiche le ha lasciate dietro. Vedremo cosa ne uscirà oggi, speriamo non ci sia nulla di cui parlare se non prettamente di calcio e di tattica e tecnica e di spettacolarità, non di polemiche arbitrali, errori e quant'altro. Questo mi auguro. Poi è chiaro che sono desideroso e voglioso di un riscatto dalla parte del Milan dopo una prestazione alquanto sottotono e insufficiente contro il Sassuolo. Anche perché le altre viaggiano, è vero che siamo all'inizio, è vero che sono uno o due punti di distacco, ma insomma, signori, siamo
i campioni d'Italia in carica e lo dobbiamo far sentire. Questo è quando, signori, poi ci vedremo come sempre per analisi, pagelle, la tensione è palpabile, si vede che è palpabile, si sente nell'aria. Ripeto, per una partita che sinceramente oggi mi ha riportato alla memoria, diciamo, un derby in cui c'era l'Inter di Mourinho, quindi diciamo teoricamente un po' favorita, e con noi che vincemmo 1-0 con un gol di un neo arrivato. Quella volta fu Digne. Fu Ronaldinho con il colpo di testa su assist di Kakà. Oggi vorrei fosse un altro trequartista, si può dire? Ditemi qui sotto nei commenti di chi vorreste, il nome di chi vorreste fosse l'uomo partita, a vostra sensazione, a vostro volere, a vostro desiderio. E vi ricordo ancora una volta di lasciare il like al video, iscrivetevi, seguiteci dappertutto, il sito mi raccomando www.acminenzai2.com e attivate la campanellina, così vi arrivano tutte le notifiche dei nuovi video e non ve ne perdete nemmeno uno. Ci vediamo prossimamente ragazzi, rimanete qui sintonizzati su Mininzite. Ciao a tutti ragazzi e forza Milan. Oggi non voglio dire più che mai, ma oggi particolarmente. Ciao ragazzi.